Insieme all'autorità portuale e grazie a contributi che arrivano anche da fondi europei riusciremo entro l'anno a elettrificare le banchine di quel porto, e credo che sia uno dei passi fondamentali per abbattere i quantitativi di inquinamento, che vanno assolutamente verificati, e dopodiché autorità portuale insieme alla regione e insieme al comune di Genova farà le valutazioni necessarie. Non sapremo ancora valutare che tipo di impatto minore darà questo tipo di intervento, ma sicuramente rispetto a un tema che è quello delle emissioni delle navi che sostano, credo che sia un primo segnale molto importante per l'abbattimento di questo tipo di inquinamento. Ad oggi il dato che la Salvatore non cita mai è quello delle valutazioni, che sono valutazioni da parte di questo comitato, ma che non hanno, come posso dire, quella caratteristica di uniformità del dato che viene preso in considerazione. Si ritiene ancora oggi che quel tipo di inquinamento da biossido di azoto sia solo per il 7,5% valutato, diciamo, dalle emissioni delle imbarcazioni che sono ferme in sosta, e il restante invece sia traffico veicolare. Quindi questa è la valutazione per cui io mi trovo a rispondere che bisogna, con l'Istituto di Fisica, fare le valutazioni necessarie. Lo stiamo facendo, cercando di capire se le cause dell'inquinamento sono confermate, come oggi mi dicono gli uffici, o se invece c'è un inquinamento maggiore che arriva dalle parte, diciamo, portuale. Certo che questa elettrificazione è un primo passo verso un abbattimento. Se poi abbatteremo qualcosa del 7,5, meglio così. Se invece sarà un abbattimento rispetto a una percentuale più alta, avremo comunque come ambiente raggiunto un primo obiettivo.